Radio Più presenta Voci di donne bibliche. Lettura al femminile della Bibbia da Eva a Maria. A cura di Laura Paladino. Sara, la donna con cui Dio ha sorriso. La benedizione di Dio, elargita ad Abramo e a Sara, è una promessa di fecondità e di discendenza. Così in Genesi 18, mentre siede all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno, il patriarca riceve la visita del Signore, che gli appare alle querce di Mamre, nella sembianza di tre uomini, immagine della Trinità divina. Abramo accoglie i tre ospiti con grande rispetto e chiede in fretta a Sara, che si trova nella tenda, di preparare il pane per loro, mentre lui si occupa della carne e del latte. Sara obbedisce in silenzio, senza presentarsi, mostrando così la pudicizia tipica delle donne bibliche. Ma i tre chiedono esplicitamente ad Abramo dove lei sia. Dov'è Sara, tua moglie? I tre sono venuti per incontrare la coppia, per realizzare sulla coppia la benedizione promessa. La donna si ferma allora all'ingresso della tenda, dietro al marito, come il testo nota con precisione. Nel suo silenzio ella può ascoltare le parole dei tre uomini. La profezia contenuta nella promessa del Signore è ancora una volta per Abramo e per Sara, per la coppia, per i due insieme. Tornerò da te fra un anno, a questa data, e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio, dice Dio ad Abramo. Sentendo queste parole, Sara sorride dentro di sé. Il sorriso diventa qui il filo conduttore dell'esperienza della maternità. Un sorriso incredulo inizialmente, quello di una donna che ha sofferto a lungo per la sua sterilità e che alla fine si è rassegnata. Sara pensa dentro di sé: avvizzita come sono, dovrei provare piacere mentre mio marito è vecchio? Un sorriso che successivamente Sara negherà di fronte al rimprovero di Dio, fatto ad Abramo per causa sua. Questo rimprovero provoca la paura della donna. Il Signore disse ad Abramo: perché Sara ha riso dicendo potrò davvero partorire mentre sono vecchia? C'è forse qualche cosa di impossibile per il Signore? E allora Sara negò: non ho riso, perché aveva paura. Ma quegli disse: sì, hai proprio riso. Un sorriso infine è redento da Dio e restituito a Sara in una forma nuova, nella gioia grande della sua maternità, quando ella concepisce e partorisce ad Abramo un figlio nella vecchiaia. Il testo nota che Abramo aveva 100 anni. E Abramo chiamerà quel figlio Isacco, che vuol dire proprio Dio ha riso. Allora Sara disse: motivo di lieto riso mi ha dato Dio. Chiunque lo saprà sorriderà di me. Isacco è veramente il figlio della promessa, il figlio della gioia. Il sorriso di Dio per Sara e per tutta l'umanità redenta di cui il bambino diventa capostipite. Isacco è il sorriso di Dio. Per Sara la sposa della promessa, la donna che Dio ha scelto, ha amato, ha benedetto come madre del suo popolo. Il sorriso di Sara diventa così il sorriso stesso di Dio e resta per sempre nelle pieghe della Scrittura e diventa esso stesso benedizione.